48 cadrà Placido Rizzotto, ex partigiano e segretario della Camera del Lavoro di Corleone. E alcuni anni dopo, nel 55, Salvatore Carnevale, sindacalista e militante socialista di Sciara, viene freddato con due colpi in testa e uno in bocca. Ha appena 30 anni, ma già si è fatto notare nella lotta ai latifondisti agrari e nell'occupazione delle terre. Viene ammazzato 3 giorni dopo uno sciopero che ha organizzato tra i lavoratori di una cava di pietra. Cos'unno, giovane che ne mettono le pece davanti? Chi se sono? Tale altre? Lo barone, lo patrone, lo mafioso. E calo più grosso, lo monopolista. Non è vero forse? Guardatevi, della stessa razza dite, filo dello stesso cane, ne nasce uno di chisso, c'hanno 100 poveri, tale altre che spacci. La mafia negli anni 45-48 si trovò ad essere sotto la pressione delle occupazioni di terra. La mafia era la mafia dei gabellotti, quella nelle città non aveva influenza in sostanza. E come mafia dei gabellotti perdeva le gabelle di tutte le terre che venivano concesse ai contadini. Reazione il terrorismo agrario, furono uccisi 40 dei dirigenti. Questo movimento delle occupazioni di terre fu imponente, di tale imponenza che praticamente ottenne la concessione di 300.000 ettari di terra, in Sicilia di 80.000, quindi fenomeno grande, centinaia di cooperative concessionarie, centinaia di occupazioni di terre, che erano grandi cavalcate a piedi, a cavallo, con bandiere, erano festa, in cui c'era la lesione di tutta la popolazione. E quindi fu un movimento impetuoso che assunse i caratteri, come io la chiamo, di rivoluzione contadina, rivoluzione democratica. E allora queste qua sono le terre del feudo Giacomo, queste sono le terre che dobbiamo occupare. Evidentemente allora c'è quelle lotte tipo, sono riuscite in qualche modo a smantellare di quel feudo. Ci può sembrare così una frase priva di significato, ma bisogna tenere conto che il feudalesimo di Italia era stato abolito da qualche secolo. In Sicilia formalmente era stato abolito nel 1812, però fino al secondo dopoguerra c'è la struttura economico-sociale della nostra isola, era ancora una struttura di feudale. C'erano in discussione gli equilibri politici e le conseguenze sono state della violenza, perché poi non è soltanto il primo maggio, ma sono i morti, i sindacalisti morti in quel periodo, e l'asse fra potere agrario e mafia diventava sempre più consistente. Quando loro hanno visto che, come vi ho detto, Scelba e compagnia, la sconfitta dell'avanzata del Bocco del Popolo, capendo che Piana ha avuto queste cose, poi è stato ucciso un sindacalista al 21, un sindacalista che basta che lui ci leggeva, non è che faceva niente, ci leggeva il giornale, che la maggior parte non sapeva leggere. Allora, sapendo che questo qui ci apriva gli orecchi a questi uomini, l'hanno ammazzato come un cane. Che allora mi ricordo che è stato nella strada che abitavamo noi, e buon'anima di mia madre, mia madre mi diceva che allora, quando era, perché era signorina allora, dice: hanno ammazzato un cane. Tu torna indietro e silenzio, mi raccomando, vai a te, la squadra piscina.
Placido Rizzotto fu sequestrato la sera del 10 marzo dalla feroce mafia del feudo, che allora era diretta dal medico boss Michele Navarra. A sbrigare la pratica si occupò il più feroce killer che allora Navarra aveva, cioè quel Luciano Liggio, che poi sarebbe diventato per anni il capo dei Corleonesi. E alzate il Rizzotto, su, siete! Io ora t'ammazzo. Ma no, perché ti chiama il Rizzotto? Picchia la testa malata!